Storytime, evoluzione radio. Amiche e amici di Storytime, un saluto da Gianluca, ben trovati in nostra compagnia sul Radio Canale Italia. Diamo subito il benvenuto a Stefano Casoli, ciao caro. Se le persone che parlano male di me sapessero cosa penso io di loro, parlerebbero ancora peggio. Ti piace come iniziamo proprio? Mi piace tantissimo. Ciao a tutti. Indirizza un po' anche la nostra chiacchierata. Parliamo in effetti di musica, te hai citato... Ho citato qualcosa che è stato attribuito in realtà a Jim Morrison, esatto, non sono sicuro che fosse sua questa, però insomma. Però comunque siamo nel mondo della musica e te come ci che sei sia capitato che dentro? Sia, fosse o sia, vabbè, ci siamo capiti insomma. Esatto. Come sei capitato in questo fantastico mondo musicale? Ma sono stato trascinato nel mondo musicale, diciamo così, un po' per... necessità, un po' per inerzia, nel senso che non è mai una regola fissa. Io ho iniziato da bambino ad ascoltare musica, il primo vinile che ho messo su è stato un vinile dei Creedence di mio padre, mi ricordo Looking Out My Back Door dei Creedence Clearwater Revival, okay. Ed è stato il primo brano che mi ha in un qualche modo folgorato. E quella voce, quel suono di chitarra, quel ritmo, insomma, mi aveva preso, ero bambino e da lì è iniziato tutto. Ma ho sempre proseguito da autodidatta, mi piace da autodidatta, definirmi, esatto, benissimo, mi piace definirmi così. E ti sei poi perfezionato come chitarrista? Io ho iniziato come chitarrista, okay. Sì, ho amato tantissimo il finger picking sulla chitarra acustica, certo. In particolare i miei ascolti non potevano che passare attraverso i Creedence ovviamente, ma poi insomma in un qualche modo ho proseguito, ho approfondito insomma a modo mio in un qualche modo, e negli anni ho anche ampliato un po' il mio, come posso dire, il mio background, ovviamente mi ha portato anche ad approfondire altri strumenti. Perfetto. Tra cui tipo, la batteria, okay. La voce, ho iniziato ogni tanto strimpello anche il basso, come suol dirsi. Sono tutti strumenti che ho imparato a suonare da solo, come dicevo, con un approccio molto naif, diciamo. Però fino ad oggi comunque mi sono riconosciuto in quello che ho fatto ed è giusto che questa cosa prosegua. Beh, l'importante è, direi, fondamentale riconoscersi ovviamente in quello che si fa. Allora, ci hai parlato un po' di... di gruppi, hai citato Jim Morrison, siamo nell'ambito comunque del rock e dintorni. Assolutamente, sì, la citazione di Jim Morrison era ovviamente una provocazione. Vabbè, quello sì. Cioè. Io, il rock è un qualche cosa che è rimasto, come dicevo appunto il mio background musicale si è ampliato molto e si è ampliato molto con svariati ascolti. Il rock è sempre rimasto lì, è sempre stato un punto fermo, come in ogni percorso ci sono punti fermi e ci sono cose che invece cambiano e che appunto portano a maturare, a crescere e a ottenere anche altre cose, altre prospettive, altri orizzonti, ma il rock è sempre rimasto. E tant'è che appunto sono partito, come dicevo, appunto Creedence eccetera eccetera, poi ho ampliato con le Zeppelin, ho ampliato con altri ascolti eccetera eccetera. Benissimo, e quindi poi lo riproponi anche poi con la tua musica, sì. E immagino anche con i tuoi live, insomma. Esattamente, io vado a periodi, come suol dirsi, nel okay. senso che in questo periodo, che ormai dura da qualche anno a questa parte, collaboro con un trio blues che si chiama Soul in Tree, e siamo tre ragazzi di Reggio Emilia e provincia, ormai ragazzi un po' attempati perché arriviamo comunque quasi tutti ai 40, diciamo così. Ragazzi, mi piace comunque definirmi ancora un ragazzo. Sono sulla quarantina, quindi guarda, siamo meravigliosi. Siamo ragazzi, siamo ventenni, cioè, con altrettanti anni di esperienza, esatto. Con vent'anni di esperienza. E con questo trio in effetti stiamo portando avanti un discorso in cui ci riconosciamo, per l'appunto, come dicevamo prima, portiamo fuori musica soul, blues, riarrangiata alla nostra maniera, e sicuramente insomma anche insomma, sto collaborando molto volentieri con questo progetto. Anche questo è sempre importante. Come batterista in questo caso. In questo caso batterista. Esatto, ecco, sì. Ci dai modo di ricordare anche un po' la tua versatilità agli strumenti. Voi intanto amici ci potete proviamo. Trovare sui social Ste_Casoli su Instagram, il canale YouTube Ste_Casoli Official, oppure potete inviare una mail. Addirittura Official, questo rende tutto più... insomma, più professional, esatto. L'indirizzo email è stecasoli85@gmail.com. E restiamo nel mondo della musica, perché ecco, te hai anche un ruolo come educatore, sì. E tra l'altro insomma anche in questo caso c'entra la musica, perché poi te stai utilizzando un metodo
che parte dalla musica. Sì, esattamente. Il mio mestiere è sicuramente quello dell'educatore. Mi definisco educatore musicista così, insomma, per avere comunque un'etichetta in un qualche modo, ma in realtà il mio vero mestiere è quello dell'educatore. Certo. Ho studiato per quello, sono educatore sociale, mi sono laureato a Reggio Emilia qualche anno fa e sostanzialmente ho portato avanti questo mestiere, ormai lo sto portando avanti ormai da circa una ventina d'anni. Mi riconosco in quello che faccio, sicuramente insomma, è qualche cosa che con la musica non può non c'entrare, perché il percorso di costruzione comunque di, ad esempio, di un brano, quindi necessita una progettualità. E questa progettualità, tanto per avere comunque un'idea, insomma, di dove voglio arrivare, questa progettualità non può non emergere anche in campo educativo. Certo. Il lavoro dell'educatore è necessariamente progettualità. Pertanto io trovo appunto questo connubio appunto nella parola progetto, che in un qualche modo ha innervato un po' le mie attività, tutte le cose che ho fatto fino ad oggi, nelle quali appunto continuo a riconoscermi e spero di continuare a riconoscermi. E questo metodo, che è appunto un metodo educativo rivolto in particolare ai ragazzi disabili. Sì, alla disabilità. Alla disabilità, ecco. Allora, in realtà è un discorso più ampio. Non è, innanzitutto, pensandoci, definirlo metodo potrebbe essere riduttivo. È appunto un progetto. È stato scritto in occasione appunto del, mi è stato chiesto sostanzialmente per l'ottenimento di una qualifica appunto che mi serviva a livello lavorativo. E a un certo punto ho buttato su carta quello che avevo già iniziato a fare in realtà da prima, insomma. E è un discorso molto semplice, semplicemente ci si trova in una sala prove, le persone esplorano gli strumenti, i suoni che emergono vengono registrati e successivamente vengono campionati per poter creare una banca dati dove ci sono dei suoni che vengono poi riproposti in fase appunto di composizione, quindi sono quei suoni, ad esempio il suono di una gran cassa, il suono di un rullante piuttosto che di un piatto, eccetera, vengono riproposti per costruire delle basi musicali. Perché c'è un percorso, c'è un progetto appunto che porta alla costruzione appunto di un brano musicale, e questa è l'idea di fondo sostanzialmente. Ma in realtà poi quello che faccio io durante la settimana non ha sempre a che vedere col discorso con questo, musicale. No, certo. Per quello che partivo appunto dal discorso della progettualità, che io credo possa essere comunque insomma il giusto minimo comune denominatore. Esatto, anche perché poi prima hai parlato anche di connubio fra le due cose, è ovvio che non può essere tutto esclusivamente basato su questo connubio, però è bello insomma quando le due cose si incrociano, insomma. Sì, direi proprio di sì. Benissimo, e a questo punto qualche progetto per il futuro, sia come educatore che come musicista? Allora, sicuramente da un punto di vista del mio lavoro la progettualità non può mancare per l'appunto, e sicuramente in futuro ci saranno delle novità. Mi piace vivere la giornata, ma in modo costruttivo, nel qui ed ora, come punto di partenza per costruire qualcosa, e c'è sicuramente un'idea, qualche cosa che può emergere in un qualche modo, ma in ogni momento, diciamo, però l'importante è il qui ed ora, quindi la mia progettualità sostanzialmente è sempre protesa a distinguerla dalla proiezione. Proiettare troppo in avanti diventa ecco, invece progettare parte dal qui ed ora, quindi io mi auguro più che altro per il mio futuro da educatore di avere sempre questa propensione al qui ed ora, di rimanere sempre coi piedi, certo, ben piantati per terra. Mi questo sembra è il primo discorso. E poi dal punto di vista appunto di attività, sicuramente quella musicale potrebbe essere un qualche cosa su cui continuare ad investire senza anche ombra di dubbio. Benissimo, è un benissimo esempio. Dal punto di vista musicale, beh, vedi sopra in un qualche modo, perché sostanzialmente anche quello, il discorso musicale, è un qualche cosa da cui bisogna lasciarsi trovare, un po' come l'ispirazione, no? L'ispirazione non è qualche cosa che cerchi tu, ma è qualche cosa che ti trova. Nel momento in cui tu sei nelle condizioni di poterti far trovare, se si può dire, allora arriva qualche cosa di cui tu sei un tramite, sostanzialmente. Certo. La musica può scorrere attraverso di te sostanzialmente, come non può non essere come così un messaggio. Da questo punto di vista è chiaro che possiamo parlare di due cose un po' diverse fra le due attività, proprio perché come educatore chiaramente devi essere un po' più quadrato, ovviamente, certo, come mente,
e come musicista più creativo e lasciare che poi le cose arrivino quando devono arrivare. Quando c'è un equilibrio tra questi due aspetti, no? Tra ordine, questa armonia, diciamo. Esatto. Quando c'è armonia le cose funzionano, insomma. Benissimo, Stefano, grazie davvero per essere stato in nostra compagnia qui a Storytime. Vuoi fare dei saluti? Beh, voglio salutare tutti quelli che innanzitutto ci stanno ascoltando e vorrei salutare tutte le persone con cui ho collaborato fino ad oggi, sia a livello lavorativo che a livello musicale. Benissimo, un saluto anche da parte nostra. Grazie a voi amici di Storytime, appunto, che ci avete seguito come sempre. Da Gianluca un saluto e alla prossima. Ciao. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.